tra gli amici di Spadolini, che sono stati ospiti nella sua villa in varie occasioni, vale la pena ricordare Franco Borsi, suo amico già dagli anni del liceo, poi nel periodo successivo, professore di storia dell'architettura all'Università di Firenze. Borsi si dilettava di pittura e era anche piuttosto bravo. Questa parete è relativa ai quadri che ha realizzato proprio a Castelluccello in occasione delle volte in cui era ospite. Per esempio, questo grande in alto è uno scorcio del porticciolo con sulla sinistra la villa cosiddetta Celestina, la villa di in realtà costruita da Guido Peruzzi, gerarca del fascismo negli anni 30, e chiamata Celestina in onore della mamma. È stata poi un punto importante della vita castiglioncellese degli anni 50 e 60, quando fu espropriata al gerarca fascista. E ancora, tratti del porticciolo, questo è lo scorcio proprio che si vede in tante inquadrature del sorpasso del film con Gasman e Trintignant, nei momenti in cui sono a Castiglioncello, sono in spiaggia in questo punto qua. O ancora Livorno con la torre della Fortezza Vecchia, le barche lungo i canali.